Salve, sono Gian Lorenzo. Lorenzo. Siamo due studenti dell'ITA Garibaldi del quinto anno. Questa è la struttura che abbiamo realizzato, dove praticamente abbiamo creato, come dire, abbiamo ideato una sostanza totalmente naturale. Questa è una struttura idroponica dove praticamente le piante crescono in assenza di terreno. Quindi ci sta acqua principalmente, una sostanza naturale, e un substrato inerte che è argilla espansa. Questa struttura è totalmente autonoma, abbiamo inserito un computer che controlla tutto quanto, come ad esempio temperatura e umidità. Il pH accende queste luci che praticamente sono luci da idroponica che fanno crescere le piante anche durante la notte. Abbiamo pensato a questa struttura ad esempio per metterla nelle case, dove praticamente ognuno potrebbe far crescere le proprie piante in totale semplicità, in modo totalmente biologico. Inoltre l'abbiamo pensato anche per mandarlo nei paesi in via di sviluppo, come ad esempio l'Africa, in modo che spedendo questa struttura con circa 40 litri di acqua, tutte le persone potrebbero far crescere le proprie piante con tanta semplicità. Inoltre abbiamo aggiunto anche un pannello solare che ovviamente non può essere presente insieme alla struttura, bensì deve stare su un tetto dove praticamente ricaricandosi riesce a generare abbastanza energia da far funzionare tutta quanta la struttura per circa 36 ore. E inoltre una pianta, ad esempio una lattuga, invece di metterci una cinquantina di giorni in terra, in idroponica ci mette circa 35-40.